Ferrovie dello Stato ha scritto al comune di Isernia, comunicando che fino a dicembre 2024 continuerà il servizio sostitutivo fino a Roccaravindola o Venafro. Notizia molto triste, soprattutto per tutti i nostri concittadini che devono viaggiare su questa tratta, ma soprattutto non capiamo il perché, nonostante siano praticamente terminati i lavori da Isernia a Roccaravindola per l'elettrificazione, Isernia non possa essere la stazione di arrivo e di partenza di tutti i treni verso la capitale. È fondamentale per l'attrattività del nostro territorio che questa linea venga attivata il prima possibile e soprattutto che si faccia un passo in avanti, almeno per quanto riguarda Isernia, a partire da dicembre 2023.